Sapete quando state guardando la libreria, no? Siete in libreria e dite voglio assolutamente quel libro, andate in libreria proprio per prendere quel libro e non lo trovate. Quanto brutto è. E poi, quando invece lo trovate su internet e avete fatto il fiorino di non prendere più libri, vi trovate così divisi tra il cedere alla tentazione e il resistere. Io ho ceduto. Ovviamente. Ciao ragazzi, allora benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo book haul, come cavolo si pronuncia, lo sapete voi. Nuovi libri. Oggi avevo detto, lo so, in un video precedente che non ne avrei più presi di libri. Questo video probabilmente lo starò postando un po' più avanti, quindi li avevo già presi, ma ci tengo a farveli vedere perché è il mio primo acquisto di Vinted. Stavo cercando da un po' di tempo ormai un libro in particolare che in qualsiasi libreria sembrava non esserci. Tralasciando il fatto che mentre oggi mi è arrivato il pacco, in realtà mi è arrivato qualche giorno fa, ma oggi sono andata a prendere il pacco, quindi mentre avevo nella mia macchina il libro in questione, sono andata in libreria così a fare un giro perché avevo una visita medica passando di lì, giuro, sono andata in libreria giusto per perdere un po' di tempo, una pila così dello stesso libro che stavo cercando. Ma vabbè, lo sappiamo che capita sempre così, io comunque sono contenta lo stesso perché mi è arrivato nuovissimo. Direi ora di farveli vedere. Il libro in questione di cui sto parlando, perché ne ho presi tre, non è che c'era la promozione, ti dava la possibilità di avere qualche sconto. Ho visto che la ragazza che me li ha spediti aveva altri libri molto interessanti e così ne ho presi tre. Ma il libro in questione è questo. Gli inganni di Locke Lamora, che è il primo della serie The Gentleman Bastard Sequence. Cioè, ragazzi, guardatelo. Guardatelo. Non ha neanche la piega sulla copertina, cioè è perfetto. Profuma di nuovo, ragazzi, incredibile. E questo qui l'avevo visto un po' di mesi fa ormai in libreria, ma siccome ne avevo già in mano un bel po', non l'avevo preso. Ho cominciato poi a rimuginarci, a leggere bene la trama e mi sono detta che lo volevo a tutti i costi. E ha cominciato a non esserci più in libreria, io non so per quale strano motivo, forse era in ristampa, non lo so. Fatto sta che comunque non lo trovavo, non lo trovavo, non lo trovavo. Ho sguinzagliato una mia amica che diciamo, usa spesso Vinted e ragazzi me l'ha trovato e quindi eccolo qua. Non vedo l'ora di leggerlo, è stato un acquisto molto agognato, ma è arrivato davvero in condizioni perfette, non potevo desiderare di meglio. E questo è il primo. Ah, tralasciando poi il fatto che, cioè, ragazzi, carinissimo, io ho aperto la scatola e mi sono emozionata veramente, bellissimo. Adesso acquisterò sempre solo su Vinted. Allora, il secondo libro che ho trovato spulciando un po' è un libro che non conoscevo, mentre il terzo l'avevo già addocchiato, era in wishlist, quindi ne ho approfittato. Questo qua non lo conoscevo proprio, ma ho letto la trama, mi sono informata un po' su internet e penso che possa essere davvero un libro molto carino. Sto parlando di un fantasy young adult che è questo, Star-Crossed. Questa qui è l'edizione della Giunti. Ah, qui sotto c'è scritto un amore che sfida la furia degli dèi. Ce la posso fare, sono abbastanza. Ho la lingua in pappa oggi, lo sapete. Di Josephine Angelini. E mi sembra davvero molto interessante. Questo si vede che è abbastanza vecchiottino. Vediamo più che altro. Quando è stato finito di stampare, forse non c'è scritto neanche. Adesso guardo l'ultima pagina, sicuro mi spoilerò qualcosa perché sarebbe decisamente da me. Comunque è la ristampa del 2015, mi pare, quindi comunque 6 anni. È tenuto benissimo anche questo, le pagine si vede che sono un po' gialline, c'è solo qualche segno, ma direi che è perfetto anche questo. Star-Crossed, un amore che sfida la furia degli dèi. Questo qua. E poi il terzo invece è quello che vi dicevo che stavo già guardando un po' in giro, che l'avevo anche questo preso in mano, ma poi lasciato lì sempre per lo stesso motivo degli inganni di Locke Lamora, ed è la trilogia delle gemme. Quindi all'interno contiene Red, Blue e Green. Anche questo un fantasy, molto particolare anche questo, molto famoso. Ultimamente lo vedo spesso su Instagram, quindi anche questo incuriosita dalla lettura, quando l'ho visto non potevo anche in questo caso non prenderlo e quindi
me lo sono accalappiata. Come potete vedere è veramente perfetto anche questo, perfettissimo. Cioè, anche questo profuma di nuovo praticamente, una roba assurda, io non avrei mai pensato una cosa del genere. È stato stampato nel mese di giugno 2020, quindi praticamente nuovo. Questo qua ve li faccio rivedere velocissimamente. Allora, il primo, gli inganni di Love Lamora. Tra l'altro questo qua, fammi vedere quando è stato finito di stampare. Devo prendere anche gli altri adesso, sperando che non mi spariscano anche quelli, ma li prenderò con calma, visto che adesso veramente, a parte gli scherzi, penso di non prendere a meno di qualche occasione proprio particolare, ma voglio fermarmi un attimo anche perché ho bisogno di mettere via i soldini per prendermi casa nuova, quindi se non ho casa nuova non ho spazio per mettere nuovi libri, quindi mi trovo un po' a un impasse. Comunque questo qui, stavo dando un'occhiata, è stato finito di stampare nel novembre del 2020, quindi nuovissimo, nuovissimo. Bellissimo lui, patatone. Allora, gli inganni di Love Lamora di Scott Lynch, che non ve l'avevo detto. Il primo di The Gentleman Bastard Sequence. Poi abbiamo il secondo, che si intitola I Pirati dell'Oceano Rosso, e il terzo, che è La Repubblica dei Ladri. Vi farò sapere il prima possibile. Poi abbiamo Star-Crossed, Un amore che sfida la furia degli dei, un fantasy young adult. E come terzo libro, la trilogia delle gemme, che contiene Red, Blu e Green, di Kerstin Gier, o Gier. Eccolo qua, anche questo è un fantasy. Tutti e tre davvero messi benissimo, quindi sono contentissima dei miei acquisti. Adesso non vedo l'ora di leggerli come al solito. Spero che questo video vi sia piaciuto. Tra l'altro, un paio di informazioni su Vinted, ma proprio per una novellina. Cioè, sono una novellina, quindi prendetelo un po' tutto con le pinze. Ho trovato molto interessante il fatto che si possa scrivere, molto interessante il fatto che comunque chi acquista può dire che il pacco è stato ritirato, e soprattutto le condizioni del pacco, che erano integre, quello che c'era dentro era giusto oppure no. Quindi c'è una grandissima tutela, secondo me, da parte dell'acquirente. E quindi io non disdegno Vinted assolutamente. Era la prima volta, ho dovuto un attimo guardare, la ragazza da cui li ho comprati, ve l'ho detto, me l'ha trovata la mia amica, quindi... E mi fidavo perché lei ne compra spesso su Vinted, ma penso che comunque sia un'ottima applicazione, valida non solo per i vestiti, ma a questo punto direi per tutto. Io vi saluto, vi lascio al prossimo video, o comunque quello che volete fare. Se il video vi è piaciuto, lasciate come al solito il mi piace, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!